legge. È una storia di mafia, una delle prime raccontate dal nostro cinema, ed è girato nelle campagne di Sciacca, una cittadina in provincia di Agrigento, nel 1948. Mostra un paesaggio impervio, con stradine strette che salgono e scendono tra case dai muri bianchi, cotte dal sole. Ecco, restiamo a Sciacca, togliamo la cinepresa, la troupe, gli attori, il regista, e rimaniamo tra quelle stradine strette, tra quelle piazzette, tra quelle case dai muri bianchi che sono sempre le stesse, non più nella fantasia del cinema adesso, ma nella realtà. In una di quelle stradine strette e tortuose ci sono cinque uomini che camminano. Hanno le mani in tasca e si stringono addosso le giacche e i cappotti. Si calcano la coppola sulla testa, perché siamo in gennaio. È il 4 gennaio 1947 e fa freddo a Sciacca, molto freddo. Gli uomini sono appena usciti dalla sezione locale del Partito Comunista e stanno tornando a casa. Sono le 9:30 di sera. Parlano tra loro. C'è appena stata una riunione importante, tutto importante in quei giorni. Il movimento contadino sta lottando per l'assegnazione delle terre. Parlano tra loro e intanto camminano per quelle stradine strette, quelle salite e quelle discese, che girano attorno alle case dai muri bianchi. Dopo pochi passi, Silvestro Interrante si ferma. Una di quelle case bianche è la sua. Saluta gli altri e se ne va. Ancora qualche passo ed è arrivato anche Felice Caracappa, che rientra in casa. Fuori, sulla strada, rimangono soltanto Antonino La Monica, Tommaso Aquilino e il segretario della sezione di Sciacca del Partito Comunista, Accursio Miraglia. Continuano a parlare, il movimento contadino, l'occupazione delle terre. Ci sono quei lotti scorporati dai latifondi della baronessa, del marchese, del cavaliere, che devono essere assegnati alla cooperativa Madre Terra. Bisogna parlarne, discuterne, però non questa sera è tardi, domani. Ancora pochi passi e c'è la casa di Accursio Miraglia, proprio dietro l'angolo, in fondo alla piazza. Antonino e Tommaso salutano Accursio e tornano indietro. Delle terre da occupare ne parleranno domani. Accursio si avvia verso casa, le mani nelle tasche del cappotto e il cappello ben calato in testa, e loro due dall'altra parte. Ma fatti pochi passi, succede qualcosa. Tommaso e Antonino sentono qualcosa. A Sciacca, la notte, e le 9:30 di un gennaio così freddo è già notte, c'è silenzio, non si sente volare una mosca. Quella sera, invece, c'è l'inferno, c'è la guerra. Quello che sentono Antonino e Tommaso sono spari. Tommaso si spaventa e scappa, va ad infilarsi sotto un portone. Antonino invece capisce subito quello che sta succedendo. Stanno sparando oltre la piazza, stanno sparando ad Accursio. Torna indietro e vede un uomo in piazza. È un uomo dalla corporatura esile, con un cappotto e un berretto. Sta sotto un lampione, perfettamente illuminato, e in braccio un mitra. Spara in direzione di via dell'orfanotrofio, proprio dove c'è la casa di Accursio. Poi smette di sparare e scappa verso via Santa Caterina, che porta fuori dal centro. E fuori dal centro, a Sciacca, in quegli anni, è già campagna. Lo precede un altro uomo, che scappa anche lui, e con loro ce n'è un terzo. Arriva anche Tommaso, e insieme, lui e Antonino, corrono verso casa di Accursio Miraglia e lo trovano sulla soglia, steso sul pianerottolo. È rimasto bloccato sulla soglia dagli spari, diranno poi i testimoni. Un uomo è sbucato fuori da dietro il muro. Gli ha sparato un colpo di pistola sotto l'ascella, un colpo che gli ha perforato l'esofago e gli è uscito dalla clavicola, dall'altra parte. A terra, accanto a lui, c'è anche il suo cappello, forato da un proiettile. Un attimo dopo arrivano quattro carabinieri che stavano pattugliando le strade del paese, attirati dagli spari. Ma per Accursio Miraglia non c'è più niente da fare. È morto. In tasca aveva una pistola, una piccola pistola tamburo. Perché? Perché portava la pistola Accursio Miraglia? E perché l'hanno ammazzato così, sulla porta di casa? Accursio Miraglia era un sindacalista che ha dedicato
la sua vita, oltre che alla famiglia, a tutti i poveri della Sicilia, in modo particolare ai contadini. Li organizzò in cooperativa proprio per poter utilizzare la legge Gullo Segni, che vi era negli anni 45, per dare le terre incolte e mal coltivate a tutti i contadini che si unissero in cooperativa, che praticamente in questo modo potevano usufruire delle terre incolte nelle zone, ovviamente, della Sicilia. Quando viene ammazzato sulla porta di casa, Accursio Miraglia ha 51 anni. Era nato proprio lì, a Sciacca, e se n'era andato a 20 anni, col diploma di ragioniere, per andare a lavorare in banca a Milano. Non ci resta molto a lavorare in banca, Accursio Miraglia, perché è un anarchico e ha delle idee in testa che con quelle della banca proprio non coincidono. Così il Credito Italiano di Milano lo licenzia per contrasti di natura politica e Accursio se ne torna a Sciacca. Lì si dà da fare, apre un negozio, diventa rappresentante di ferro e di metalli e mette su una piccola industria per la conservazione del pesce che diventa molto importante per Sciacca. Ha conosciuto una bella donna, una russa, Tatiana, figlia di un cugino dello zar, scampata alla rivoluzione. Tatiana gira l'Europa con una compagnia di attori, va a Palermo, conosce Accursio Miraglia e si sposano. Poi c'è la guerra. Accursio fa parte del Comitato di Liberazione Nazionale, si avvicina al Partito Comunista e diventa segretario della Camera del Lavoro, il sindacato. Non solo. Fa restaurare a proprie spese l'orfanotrofio, diventa presidente dell'ospedale e diventa anche amministratore del teatro. Si dà da fare a Accursio Miraglia. La sua è sempre una giornata piena. La sua giornata era tutto un susseguirsi di eventi. Iniziava la mattina presto, andando al magazzino di pesce salato. Verso le 7 saliva, andava in ospedale, controllava i malati, chiedeva loro se avessero bisogno di qualcosa, poi si sedeva sui gradini del ricovero dei vecchi, che allora era tipico negli ospedali nostri, cioè i vecchi che non avevano familiari venivano riuniti in un'ala dell'ospedale, dove venivano accuditi e seguiti dagli inservienti dell'ospedale stesso, e con loro passava più di un'oretta. Diceva sempre ai suoi amici che la maggiore cultura, le cose più belle, le riceveva da quei vecchietti che avevano molto più esperienza di lui e che avevano sofferto molto più di lui. Dopo andava in banca, si vedeva con gli amici, sia i poeti che i pittori, e in seguito ritornava giù all'industria di pesce conservato. A volte rientrava a pranzo, a volte continuava a lavorare fino alla sera. Dopo aver lavorato andava alla Camera del Lavoro, dove insegnava ai contadini analfabeti a leggere e a scrivere. Insegnava loro principalmente, oltre a leggere e a scrivere, quello che era il codice di procedura civile, perché voleva che i suoi contadini conoscessero la legge in modo da poterla rispettare nella piena coscienza di cosa significasse aiutare la legge e essere all'interno della legalità. Chi l'ha ucciso uno così? Chi poteva voler morto un uomo come Accursio Miraglia? E perché? Ci sono dei sospetti, e fino dalle prime ore dopo l'omicidio. Un uomo di Sciacca, un bracciante agricolo. Si chiama Calogero Curreri. Secondo Antonino, che l'ha visto, era lui l'uomo di corporatura esile, col cappotto e il berretto, che sparava col mitra verso la casa di Accursio Miraglia, sotto la luce di un lampione. Il commissario di pubblica sicurezza Giuseppe Zingone e il capitano dei carabinieri Carta vanno a casa sua nel cuore della notte e lo trovano a letto. Calogero dice di essere tornato già da parecchie ore e ci sono anche la madre e il fratello che lo confermano. È tornato a casa verso le 8 di sera, si è messo a letto e non si è mosso di lì. Non gli credono. Perquisiscono la casa e gli trovano 25 cartucce per pistola automatica. Calogero dice che gliel'ha dato un carabiniere durante la guerra perché non le trovassero i tedeschi, nel 1943. Ma sul fondello delle cartucce c'è un'altra data, 1944. Calogero viene arrestato.
Nei giorni successivi, gli uomini del commissario Zingone e i carabinieri del capitano Carta interrogano altri testimoni. Interrogano Antonino e Tommaso, che erano presenti la sera in cui Accursi è stato ucciso. E interrogano un contadino, Paolo Loiacono, che gli racconta di una sera in cui stava tornando a casa dalla campagna, a cavallo. Perché siamo in quegli anni, alla fine degli anni 40, le strade sono quello che sono e non ci sono molte macchine. Loiacono sta tornando a casa quando sulla strada trova due persone, due uomini armati di fucile da caccia, che lo fermano e lo fanno scendere da cavallo. Gli dicono una cosa strana. Gli dicono: siete voi il famoso che fate per 48? Che cosa significa? Significa che qualche giorno prima Paolo Loiacono aveva accompagnato Accursi Miraglia assieme alla commissione che si occupa dell'assegnazione delle terre ai contadini. Significa che lo stanno minacciando, perché gli dicono di farsi gli affari suoi, altrimenti avrebbe pagato con la vita il suo attivismo a favore del movimento contadino. Paolo Loiacono racconta tutto ad Accursi Miraglia, che della commissione è un membro importante, e Miraglia racconta tutto al tribunale. Chi sono quei due? Loiacono non lo sa. Le minacce devono aver avuto effetto, perché si ricorda che sono due paesani, ma non sa chi sono. Sono due paesani, due di Sciacca, ma non sa chi sono. Non è l'unico episodio del genere di cui polizia e carabinieri riescono ad avere notizia. C'erano state delle lettere, una delle quali, scritta a macchina, viene letta da Miraglia a un compagno di partito. È una lettera piena di minacce e la maggior parte delle intimidazioni sono rivolte proprio a lui, Accursi Miraglia. Saltano fuori anche altri nomi. Accursi Miraglia aveva litigato violentemente molte volte con un proprietario terriero, un latifondista, un uomo molto importante, il cavalier Enrico Rossi. Non solo, aveva litigato praticamente con tutti i proprietari terrieri della zona, con gli amministratori dei fondi della baronessa Martinez, del barone Pascutta, del cavalier Patti. Litigato ferocemente, tanto che lo aveva detto alla moglie Tatiana e alle sorelle Brigida e Eloisa. Gli agrari, aveva detto Accursi Miraglia, mi vogliono morto. Perché? La terra rappresentava il potere ed era una lotta per il potere. Con la legge di riforma agraria e la spartizione del feudo scompare quello che era stato l'elemento di dominio durato tanti secoli da parte di una classe, che era quella dei baroni. In Sicilia la guerra, quella vera e propria, con bombardamenti e mitragliamenti, finisce nel 1943, quando gli alleati sbarcano sull'isola e cacciano via tedeschi e fascisti. Nel 1943 il 40% dei terreni agricoli della Sicilia è costituito da latifondi, grandi proprietà terriere in mano a poche persone, ricchi professionisti, nobili, quelli che venivano chiamati i baroni. Male sfruttati, con coltivazioni estensive prive di qualunque innovazione tecnica, quasi abbandonati dai baroni che se ne restano in città e si accontentano delle rendite che hanno sempre prodotto, i latifondi non funzionano, non hanno spazio in un'economia moderna come quella che si sta affermando in Italia. E i contadini che ci lavorano sopra, legati a patti agrari quasi feudali, con una divisione del raccolto svantaggiosa per loro, a malapena ci campano, e neanche sempre. In Italia, in quella parte che è stata liberata, c'è un governo di unità nazionale, formato dalle varie forze politiche che partecipano alla guerra di liberazione e presieduto dal maresciallo Pietro Badoglio. Il ministro dell'agricoltura è un comunista, un calabrese che si chiama Fausto Gullo. Nell'ottobre del 1944 riesce a far approvare alcuni decreti, i decreti Gullo li hanno chiamati. Dicono che le terre incolte o mal coltivate devono essere scorporate dai latifondi e divise in piccoli appezzamenti che vanno assegnati alle cooperative agricole. A guidare l'assegnazione sono le camere del lavoro, i sindacalisti, socialisti, comunisti o democristiani. Quello di Sciacca è Accursi Miraglia. Accursi Miraglia fu uno dei più intelligente, viene ritenuta dai testimoni dell'epoca, ma anche dagli storici che hanno lavorato sulla sua figura, che organizzò un movimento intelligente per la conquista del feudo, non solo l'occupazione, ma anche la costruzione di un forte movimento cooperativo per l'utilizzazione delle cooperative, in senso cooperativo della terra. Gli agrari mi vogliono morto. Il commissario Zingone e il capitano Carta raccolgono anche altre testimonianze.
Ce ne sono alcune che vanno in una direzione molto particolare e molto inquietante. Dicono che a Corso Miraglia era stato minacciato anche da un'altra persona che gli aveva detto di lasciar perdere con l'assegnazione delle terre ai contadini, soprattutto quelle del Cavalier Rossi e della Baronessa Martinez. È da allora che Accursio Miraglia aveva cominciato a girare con una pistola in tasca e addirittura a tenerla in mano quando rincasava la sera. Aveva anche detto alla moglie Tatiana di aprirgli subito quando bussava per non lasciarlo lì davanti alla porta, allo scoperto. Chi era quell'uomo le cui minacce facevano così paura? È un uomo che lavora per il Cavalier Rossi, amministra per conto suo parte del suo latifondo. Si chiama Carmelo Di Stefano. È di Sciacca anche lui e lo conoscono tutti, anche se non ne parla nessuno. Perché Carmelo Di Stefano è la mafia. O meglio, come si diceva allora negli anni 40, la mafia, con due F. Carmelo Di Stefano è il capo della mafia di Sciacca. Ma cosa c'entra la mafia con la morte di Accursio Miraglia? Lo scontro tra, diciamo, sindacalisti da una parte e mafiosi dall'altra che difendono gli interessi dei proprietari terrieri avviene perché in Sicilia abbiamo ancora una proprietà terriera di tipo latifondistico, come d'altronde era un po' in tutto il meridione. Con la differenza che mentre nelle altre regioni meridionali, tipo la Calabria, è diciamo la polizia, sono le forze dell'ordine a sparare sui contadini. In Sicilia ad assumersi il compito di reprimere le lotte contadine è la mafia che agisce come braccio armato del latifondista e del latifondo. I baroni stanno lontano, stanno a Palermo, stanno in città e per controllare le proprietà fondiarie c'è bisogno di gente. Ci sono tanti pericoli che le minacciano. Ci sono i briganti e i banditi, naturalmente. Ci sono i contadini che vogliono altri accordi. Ci sono le cooperative che vogliono occupare le terre, ci sono i sindacalisti dalla testa calda come Accursio Miraglia e adesso ci sono anche le leggi. Per farlo, per proteggere i feudi, c'è bisogno di gente, ma di gente particolare. Non di ragionieri o di periti agrari, non è di emettere fatture o di progettare sistemi di irrigazione che c'è bisogno. C'è bisogno di gente che sappia comandare, che sappia usare un fucile, che sappia anche uccidere. C'è bisogno della mafia. Che in quei giorni, alla fine della guerra, grazie all'aiuto dato agli alleati nell'invasione della Sicilia e all'affidabilità politica dimostrata, ha lasciato il carcere e i luoghi di confine per arrivare fino alla testa delle amministrazioni pubbliche. I mafiosi vengono assunti dai baroni, diventano amministratori, diventano gabellotti, cioè concessionari di parte dei feudi, diventano campieri. Cioè i guardiani armati del feudo, vero e proprio esercito mafioso, messo a difesa e a controllo del territorio. E piano piano i mafiosi finiscono per impadronirsi di tutto. Come Don Calogero Vizzini, boss di Villalba, in provincia di Caltanissetta, nel Vallone, il cuore della Sicilia. Don Calogero diventa sindaco di Villalba e amministratore del feudo della principessa di Trabia, a Butera. Genco Russo, boss di Mussomeli, sempre nelle campagne di Caltanissetta, diventa amministratore del feudo Polizzello, dei Principi Lanza. Luciano Leggio, detto Liggio, boss di Corleone, diventa amministratore del feudo di Strasatto. E Carmelo Di Stefano, boss di Sciacca, diventa gabellotto del Cavalier Rossi. Carmelo Di Stefano viene interrogato dal commissario Zingone l'8 gennaio. Conferma di lavorare come gabellotto per il Cavalier Rossi e la Baronessa Martinez. Conferma di essere stato condannato più volte per associazione delinquere. E conferma di conoscere anche Calogero Curreri, il bracciante accusato di essere l'uomo esile che sparava con il mitra contro la casa di Accursio Miraglia, illuminato da un lampione. Ma Carmelo Di Stefano nega di aver mai fatto minacciare nessuno e tantomeno uccidere. La notte del 4 gennaio lui era in ospedale a farsi operare di appendicite. Strano, pensano gli investigatori. Non è che ne soffrisse in forma grave. Era un'operazione che prima o poi avrebbe dovuto fare. E allora perché farla proprio sotto le vacanze di Natale? Non è che lo ha fatto per costituirsi un alibi? Carmelo Di Stefano nega. Lui, con la morte di quella testa calda di Accursio Miraglia, dice, non c'entra niente. Praticamente quando incominciarono a nascere le cooperative,
Non sempre le cooperative ovviamente riuscivano ad avere le terre incolte, perché i latifondisti, i neofascisti di allora, tutti coloro i quali avversavano il sistema politico di sinistra cercavano in tutti i modi, visto che allora i tribunali erano sempre governati e controllati dagli uomini politici, cercavano tutti i cavilli per evitare che queste terre andassero ai contadini. Allora mio padre, dopo aver parlato e istruito i suoi amici e i contadini, decise di fare una cavalcata che doveva avere solo il significato simbolico di una occupazione delle terre. E vennero a Sciacca nel novembre del 45, decine di persone, ne contarono più di 10.000, i quali ovviamente erano pronti a sfilare per le vie di Sciacca per questa grossa manifestazione. Per far attuare i decreti, per ottenere le terre, non basta chiederle in base alla legge. Bisogna anche fare qualcosa, fare pressione, manifestare, occupare. Nel settembre del 1946, a Curzio Miraglia raccoglie migliaia e migliaia di contadini a Sciacca. È nata una cooperativa, Madre Terra si chiama, che reclama l'assegnazione delle terre abbandonate o mal coltivate dai baroni. A Curzio Miraglia ha anche un motto che ha fatto scrivere sulle pareti della Camera del Lavoro: meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Quella mattina, è una domenica mattina, si riuniscono a Sciacca più di 10.000 persone, provenienti da Santa Margherita, Villafranca, Sambuca, Melfi, tutti i comuni del circondario. A Curzio Miraglia li fa radunare nel campo sportivo di Sciacca e gli fa lasciare giù tutto quello che può sembrare un'arma. Sull'erba del campo sportivo rimangono spranghe, bastoni, coltelli, ma anche fucili, pistole e bombe a mano. La gente sa che c'è pericolo, che dall'altra parte c'è la mafia e la mafia spara. Ma Miraglia vuole che sia una manifestazione pacifica. Deve essere così. La cavalcata, così è stata chiamata, si dispone in due file: uomini a piedi, uomini sui muli, ce ne sono almeno 5.000, e uomini a cavallo, e attraversa il paese, rumorosamente. A Curzio Miraglia è davanti, a cavallo, e nei ricordi di chi ha partecipato alla cavalcata pareva Orlando a cavallo. La cavalcata assume toni epici nei ricordi, ma effetti pratici nell'immediato. Dopo la cavalcata, il tribunale comincia l'assegnazione delle terre. È per questo che è stato ucciso a Curzio Miraglia? L'11 gennaio, dopo 9 giorni di indagine e una ventina di interrogatori, il commissario Zincone e il capitano Carta fanno arrestare Carmelo Di Stefano, boss di Sciacca, e il Cavalier Rossi, che come Di Stefano dice di non avere niente a che fare con l'omicidio di Curzio Miraglia, anzi di averlo saputo dal suo autista soltanto il giorno dopo. Per i carabinieri e per la polizia il caso è chiaro. Carmelo Di Stefano e il Cavalier Rossi sono i mandanti dell'omicidio e Calogero Curreri uno degli esecutori materiali. Ucciso Curzio Miraglia, immediatamente, poche ore dopo, si mise in funzione la macchina della giustizia. Fra le altre cose, il commissario e i poliziotti erano tutti amici di mio padre, perché, ripeto, Curzio Miraglia era sempre vicino a tutti ed era ben voluto da tutti. Nel giro di poche ore iniziarono le ricerche e in pochissimo tempo arrestarono gli esecutori materiali. È a questo punto che succede qualcosa di particolare. A coordinare le indagini arriva da Palermo un ispettore generale di pubblica sicurezza, il braccio destro di Mario Scelba in Sicilia, un pezzo grosso. Si chiama Ettore Messana. L'ispettore generale Messana ha un passato particolare. Nell'ottobre del 1919, a Riesi, durante una manifestazione per la riforma agraria, ha ordinato alla polizia di sparare sui manifestanti e a terra sono rimasti 11 contadini. Ma l'ispettore generale Messana ha anche un presente molto particolare. Diventa uno dei responsabili della lotta al banditismo in Sicilia.
ma ci sono molti dubbi sul suo operato, soprattutto su alcuni suoi confidenti che restano membri attivi della banda di Salvatore Giuliano. Ma questa è un'altra storia. La Procura della Repubblica di Palermo chiede il trasferimento del Cavalier Rossi al carcere del Lucciardone. L'ispettore Messana si offre di accompagnarlo. Ma ad un certo punto, sulla strada per Palermo, il Cavalier Rossi dice di sentirsi male. L'ispettore lo fa ricoverare all'ospedale più vicino, che è quello di Corleone, dove gli viene diagnosticata un'ulcera perforante e la necessità di un intervento immediato. Attenzione, perché c'è un particolare importante. A dirigere l'ospedale di Corleone c'è un personaggio molto particolare, un medico, che si chiama Michele Navarra. Michele Navarra è il capo della mafia di Corleone. Raccolti tutti gli atti, sentiti tutti i testimoni, il giudice istruttore di Palermo conclude l'istruttoria il 17 febbraio. Passa tutto nelle mani del procuratore generale, che esamina le carte e decide che non ci sono abbastanza prove sugli imputati e così li fa scarcerare tutti. Il Cavalier Rossi, che nel frattempo si è fatto trasferire nella clinica privata di Orestano, passa direttamente dai letti degli ospedali a casa sua. Le cure devono avergli fatto bene, perché per la sua ulcera gravissima non è stato più necessario nessun intervento. Assieme agli imputati, il procuratore generale rimanda a Sciacca anche la richiesta di nuove indagini, con alcune indicazioni molto precise. Lasciar perdere tutta questa storia della mafia e delle terre occupate e vedere se dietro la morte di Accursio Miraglia c'è qualcos'altro. A questo punto riprendono le indagini dopo la scarcerazione dei tre indagati sui quali non esisteva assolutamente alcun elemento concreto di responsabilità, nemmeno a livello indiziario. Riprendono le indagini e questa volta ripartono da un tentato omicidio che era avvenuto 2 anni prima a danno di 3 comunisti. Che non avevano rivelato gli autori del tentato omicidio per paura. Ecco, uno di questi rivela che a sparare su di lui era stato Curreri. Ad occuparsi delle indagini è di nuovo il commissario Zingone, affiancato da un funzionario che viene da Agrigento, il vicecommissario Cataldo Tandoi. Del gruppo, che diventa un vero e proprio pool antimafia, forse il primo, fanno parte anche altri funzionari di polizia e sottufficiali dei carabinieri. Il pool batte anche le altre piste, ma non trova niente. Nessun problema con l'attività di commerciante di Accursio Miraglia e nessun problema con il suo lavoro di dirigente dell'ospedale. Anzi, Accursio Miraglia è così amato dalla gente del paese che quando muore lascia la moglie Tatiana alle prese con l'industria della conservazione del pesce, la gente del paese e i lavoratori dell'industria si offrono di aiutarla. La signora Tatiana è russa, parla male l'italiano e di pesce non ne capisce niente. Sarebbe facile ingannarla al mercato e rifilarle soltanto gli scarti. E invece i pescatori di Sciacca si mettono d'accordo e decidono che per 2 anni la vedova di Accursio Miraglia avrà soltanto il pesce migliore, senza neanche doverlo scegliere. 2 anni, finché non imparerà a cavarsela da sola. No, i motivi per cui Accursio Miraglia è stato ucciso sono altri. Il pool del commissario Zingone indaga e trova qualcos'altro. C'era stata un'altra sparatoria a Sciacca 2 anni prima. Il 6 maggio 1945 è sera e a Sciacca questa volta fa caldo. Ci sono 3 contadini iscritti al Partito Comunista e alla Camera del Lavoro che stanno tornando a casa. All'improvviso, dal buio, escono alcuni uomini alle loro spalle e cominciano a sparare. Un contadino cade sulla strada, ferito gravemente. Un altro riesce ad infilarsi in casa e un terzo si butta a terra. Da lì riesce ad alzare la testa e vede scappare uno di quelli che hanno sparato. Lo riconosce. È un bracciante di Sciacca che si chiama Diego Capraro. Pasarello lo chiamano in paese. Sta per inseguirlo quando vede che ce n'è un altro che sta ricaricando la pistola. Conosce anche lui. È un altro bracciante di Sciacca. Si chiama Calogero Curreri. Allora, per paura, i 3 contadini non avevano detto quasi niente, ma adesso parlano. L'agguato era legato alla loro attività per il movimento per l'occupazione delle terre, che già da allora iniziava e che aveva Accursio Miraglia come protagonista. Non solo. Il pool raccoglie anche altre testimonianze che parlano di un'altra sparatoria, quella in cui è stato ucciso Accursio Miraglia. Si trovano dei testimoni
che chiamano in causa uno degli imputati. Una donna dichiara di aver visto Curreri mentre si allontanava dal luogo del delitto qualche minuto dopo aver sparato su Miraglia. Quindi c'è una testimonianza molto precisa. C'è la testimonianza del padre di questa donna che conferma quanto detto dalla figlia. C'è addirittura la testimonianza di un vicino di casa a cui il padre della donna aveva riferito quanto dettole dalla figlia. Quindi diciamo che ci sono dei testimoni che confermano quantomeno la presenza di Curreri sul luogo del delitto nel momento in cui Miraglia veniva ucciso. Curreri non c'è, è scappato in Veneto, a Lonigo. I carabinieri lo trovano laggiù e lo arrestano. Se Curreri c'entra, allora c'entra anche Di Stefano, perché Curreri è uomo suo. Gli uomini del commissario Zingone arrestano Di Stefano e gli trovano anche una pistola Beretta calibro 9. Di Stefano è un boss della mafia, è un uomo di un certo carattere, continua a negare. Lui non c'entra niente, non ha fatto niente, non sa niente. Curreri no, Curreri confessa. Se fosse un film, sarebbe Il giorno della civetta di Damiano Damiani, la scena dell'interrogatorio. Curreri è negli uffici della questura di Agrigento, circondato da poliziotti. È notte fonda e sono lì da ore. All'inizio Curreri ostenta una sicurezza che in realtà non ha. Le prove che gli stanno mettendo davanti, i fatti, le testimonianze, lo stanno mettendo nei guai. Il commissario Zingone e il vice commissario Tandoi sono bravi. Gli fanno credere che ormai è incastrato, che è finita, che tanto vale che confessi. Curreri ci casca, crolla e confessa. È stato alla fine di dicembre del 1946. Curreri si è incontrato in piazza con un altro uomo, Pellegrino Marciante, un contadino. Marciante gli aveva detto che le lettere spedite a Miraglia non avevano avuto effetto e che bisognava fare un'altra cosa. Cosa? Glielo aveva detto 2 giorni dopo in campagna e con lui c'era anche un altro uomo, un mafioso, Bartolo Oliva. Che fare con Accurzio Miraglia? Ammazzarlo. Se Curreri ci stava, per lui c'erano una mula, attrezzi agricoli e un pezzo di terra in affitto. Per Oliva e Marciante, 1 milione da dividersi in due. Il 3 gennaio, Marciante, Oliva e Curreri si appostano dietro la piazza, davanti alla casa di Accurzio Miraglia. Sono armati con pistole e mitra tedeschi della guerra, ma quando Accurzio Miraglia arriva è accompagnato da troppa gente che lo segue fin sul pianerottolo e quindi, a meno di non fare una strage, bisogna rimandare tutto alla sera dopo. La sera dopo, Accurzio Miraglia, sulla porta di casa, è solo. Pellegrino Marciante viene arrestato e confessa anche lui. L'incarico lo aveva ricevuto ai primi di dicembre. Era andato a Ribera in Corriera, 2 passi da Sciacca, e si era seduto in un caffè in piazza, dove erano arrivati altri 2 uomini che lo avevano portato in una casa. Lì c'era il boss Di Stefano e c'erano anche il cavalier Rossi e altri 2 proprietari terrieri, il cavalier Vella e il cavalier Pascutta, che avevano tutti, come Gabellotto, il boss Di Stefano. L'incarico era quello di ammazzare quella testa calda di Accurzio Miraglia. I carabinieri vanno ad arrestare tutti, tranne il cavalier Rossi e il cavalier Pascutta, che sono già spariti, come se sapessero degli arresti imminenti. Il 16 aprile 1947 il PUL chiude l'istruttoria e trasmette gli atti alla magistratura. Le indagini accusano 10 persone, tra cui Marciante, Oliva e Curreri come esecutori materiali, il boss Di Stefano come organizzatore e i cavalieri Rossi, Pascutta e Vella come mandanti. Poi però succede qualcosa. Ma intanto bisogna dire che, come spesso avviene nei delitti di mafia, dopo aver confessato ci sono sempre le ritrattazioni. Non a caso gli stessi imputati, una volta che sono portati davanti all'autorità giudiziaria, la prima cosa che fanno è dire che sono stati torturati e quindi che tutto quello che avevano sottoscritto gli era stato imposto dalle forze dell'ordine. In più anche i testimoni, la donna e il padre che aveva visto Curreri allontanarsi dal luogo del delitto, dice che
era stata costretta a dichiarare di aver visto, diciamo, l'imputata allontanarsi dal luogo del delitto, ma che in realtà non era vero. Il primo è Curreri, il 18 aprile, due giorni dopo che gli atti sono passati alla magistratura. Curreri prende carta e penna e dal carcere di Agrigento scrive al procuratore della Repubblica. Ha confessato il falso e lo ha fatto perché è stato torturato dagli uomini del commissario Zingone e del vicecommissario Tandoi. Tutto quello che c'è scritto sul verbale, dice, gli è stato dettato da un agente di pubblica sicurezza. Quattro giorni dopo ritratta anche Marciante. Attraverso il suo avvocato fa avere un memoriale al procuratore generale di Palermo. Ci sono scritte le stesse cose. Lui non c'entra niente, si è inventato tutto. Lo ha fatto perché lo hanno torturato. E poi arriva anche la signora che aveva visto Curreri fuggire dopo l'omicidio di Accurso Miraglia. Anche lei dice di essere stata forzata dalla polizia. Alla fine aveva firmato il verbale con una X, anche se sapeva scrivere. Dice di averlo fatto per poterlo poi contestare. Il commissario Zingone e il vicecommissario Tandoi non sono gli unici a fare indagini in quei giorni. Non sono gli unici a voler sapere chi ha ucciso Accurso Miraglia. C'è anche un'altra persona, una donna, una giovane donna di Sciacca, Eloisa Miraglia, la sorella di Accurso. Eloisa si dà da fare, interroga, chiede, confronta voci e testimonianze, scrive memoriali che invia al giudice istruttore di Sciacca, gli indica piste e testimoni da interrogare, proprio come un poliziotto. È in gamba Eloisa Miraglia. Marciante aveva detto che il giorno dell'omicidio si trovava a Padova e che c'era rimasto fino al 6 gennaio, due giorni dopo la morte di Accurso Miraglia. A Padova, effettivamente, in quel periodo c'era stato, ma nel registro dell'albergo si trovano alcune irregolarità. E poi Eloisa trova un testimone, l'avvocato sammaritano, che dice di aver visto Marciante a Sciacca fino dal 2 gennaio. Eloisa trova anche un altro testimone, una donna, che dice di aver visto Marciante a Sciacca mentre riporta in casa una giara, un grosso vaso di terracotta, che aveva lasciato fuori dalla porta ad asciugare il sole. Eloisa raccoglie le testimonianze, fa pressione sul giudice istruttore perché le ascolti, e quando il giudice istruttore interroga i testimoni, questi ritrattano e dicono di non sapere niente. Tutti gli atti arrivano sul tavolo del procuratore generale di Palermo, che li esamina e conclude che l'alibi di Marciante regge, che le ritrattazioni sono valide e che sugli imputati non c'è niente e che devono essere tutti prosciolti. Il 27 dicembre 1947 la sezione istruttoria della Corte d'Appello di Palermo conferma la sentenza e il processo sulla morte di Accurso Miraglia, ucciso sulla porta di casa una fredda sera di gennaio, si chiude. L'accusa, oltre a chiedere il proscioglimento degli imputati, chiede anche l'invio degli atti presso il suo ufficio per procedere nei confronti dei poliziotti accusati di tortura. Le indagini vengono svolte dalla procura di Agrigento, la quale a conclusione proscioglie gli indagati, diciamo i poliziotti che erano stati indagati, e qui si apre una grossa contraddizione, perché diciamo le torture c'erano state e allora a quel punto i poliziotti dovevano rispondere del reato di tortura, oppure le torture non c'erano state, allora vuol dire che se le erano inventati i testimoni e se le erano inventati gli imputati. Non finisce qui. Passano anni, tanti anni, più di 20, e succede ancora qualcosa. Nel novembre del 1969 muore un deputato siciliano, Antonio Ramirez. Il figlio, rovistando tra le carte, trova una lettera datata 9 dicembre 1951. È indirizzata ad un deputato comunista, l'onorevole Giuseppe Montalbano, e sulla busta c'è scritto da consegnarsi a lui per il caso in cui dovessi morire. Dentro c'è una lettera. Cosa c'è scritto in quella lettera? C'è scritto che ad uccidere Accurso Miraglia sarebbe stato Pellegrino Marciante, su ordine di due deputati monarchici. C'è scritto anche qualcosa di più, che gli stessi esponenti monarchici sarebbero i mandanti della strage compiuta dal bandito Giuliano a Portella della Ginestra, il 1 maggio 1947.
L'onorevole Montalbano unisce la lettera ad un dossier scritto da un esponente del Partito Comunista inviato a suo tempo a Sciacca per fare delle indagini e spedisce tutto alla magistratura, che nel 1971, per la terza volta, scrive la parola fine su questa vicenda. Non ci sono elementi nuovi, per cui articolo 402 del Codice di Procedura Penale, le indagini restano chiuse. Cambia il volto della Sicilia. La Sicilia diventa moderna nel momento in cui scompare non solo il retaggio feudalesimo, ma scompare praticamente un tessuto produttivo che escludeva la Sicilia dal mercato moderno, europeo, mondiale. Miraglia è uno che si inserisce in questo processo, organizza i contadini, fa la cooperativa, esponente anche proveniente anche dal ceto medio, diciamo, oggi diremmo ceto medio produttivo. Bene, è un uomo che capisce che deve allargare lo schieramento dell'alleanza. Questo lo rende ancora più pericoloso agli occhi della mafia, agli occhi che difendono se stessi, ma difendono il feudo come elemento appunto di conservazione e di reazione sociale. Sono tanti i film ambientati a Corleone. Uno degli ultimi si chiama Placido Rizzotto e lo ha girato Pasquale Scimeca nel 2000. In quasi tutti i film, Corleone è un paesone di campagna, dalle stradine strette e fangose e dalle case con le finestre chiuse, le imposte serrate. Se si fa un film a Corleone, quasi sempre è un film di mafia. Oggi Corleone è tante cose, non è soltanto mafia, è un paese della Sicilia con tutte le sue contraddizioni e i suoi difetti, ma anche tutto il resto, tutte le sue potenzialità. Non è mai stato soltanto mafia. A Corleone, fin dai tempi di Crispi, fino dalla fine dell'Ottocento, è sempre stato fortissimo il primo movimento contadino organizzato, i Fasci Siciliani. Ma adesso, al momento della nostra storia, nel 1948, Corleone è soprattutto un paese in bianco e nero. 15.000 abitanti, 3.000 analfabeti, 4.000 disoccupati. Il 10 marzo 1948 a Corleone fa ancora freddo, lo fa sempre in quella stagione, e sono già quasi le 8 di sera. Dalla camera del lavoro escono tre uomini. Uno è il segretario della CGIL locale ed è un signore di 34 anni, alto, distinto, con un paio di baffi ben curati. Si chiama Placido Rizzotto. Con lui ci sono due suoi compagni, Ludovico Benigno e Giuseppe Siragusa. Lo accompagnano fino a casa. Non perché debbano discutere ancora, lo hanno già fatto. La riunione è finita tardi proprio per quello. Lo accompagnano perché hanno paura. Placido Rizzotto ha ricevuto delle minacce. Sono in tanti ad aver ricevuto delle minacce e anche di peggio, perché sono tempi difficili quelli. Tra meno di un mese ci saranno le elezioni, e non soltanto in Sicilia, in tutto il paese. Le elezioni del 18 aprile 1948, le prime elezioni politiche in Italia dai tempi del ventennio fascista. In Sicilia è già successo qualcosa. Il 20 aprile 1947 il Blocco del Popolo, la coalizione di sinistra che riunisce comunisti e socialisti, ha vinto le elezioni regionali. Non se lo aspettava nessuno. Si pensava che avrebbe vinto la Democrazia Cristiana e invece la gente ha votato diversamente e hanno vinto le sinistre. Pochi giorni dopo, il 1° maggio del 1947, succede qualcosa. Un gruppo di fuoco formato da alcuni appartenenti della banda Giuliano, ex membri della decima massa di Junio Valerio Borghese e mafiosi, spara con armi da guerra su una folla di contadini riunita nella piana di Portella della Ginestra per festeggiare il 1° maggio. Che non si figli in polino! Tre minuti di fuoco, 11 morti e 56 feriti. Una strage. Ha un nome, una cosa del genere. Si chiama strategia della tensione e più avanti si capirà bene in che cosa consiste.
Sono giorni tesi, giorni pericolosi, soprattutto per chi fa politica. Soltanto 8 giorni prima, a Petralia Soprana, un paese sulle montagne delle Madonie, viene ucciso un sindacalista. Epifanio Lipuma è il capo della Lega dei Braccianti e sta lavorando nel suo campo assieme ai figli quando arrivano alcune persone e gli sparano. Ecco perché i compagni stanno assieme a Placido Rizzotto finché non è arrivato a casa, perché non gli succeda niente. A casa, però, Placido Rizzotto non ci arriva. Quando si capì immediatamente la sera del 10 marzo, come si sa, come è scomparso, cioè lo hanno sequestrato e lo hanno ucciso. Quando la mattina successiva i familiari si sono accorti che non era rientrato in casa, e mio nonno, al quale avevano più volte fatto capire: ma perché tuo figlio non si ritira prima, stia attento, non lo fare camminare solo, ha capito chiaramente che era successo qualche cosa. A casa c'è la cena che si fredda, ma Placido Rizzotto non arriva. Vanno a letto tutti, avrà fatto tardi al partito, ma non sono tranquilli. Il padre, il signor Carmelo, resta sveglio tutta la notte, la madre resta alzata ad aspettarlo. Appena fa luce, il signor Carmelo va assieme al genero dai compagni di Placido per chiedergli che cosa sia successo. Niente. Giuseppe Siragusa lo ha lasciato assieme a Benigno appena sono arrivati sotto casa sua. Allora il signor Carmelo va da Benigno. Che cosa è successo a Placido? Niente. Benigno lo ha lasciato proprio sotto casa, in compagnia di un altro amico. Chi? È uno del paese, uno di Corleone, Pasquale Criscione. Il signor Carmelo comincia a preoccuparsi, perché lui lo sa chi è Pasquale Criscione. È l'amministratore di un feudo le cui terre sono state richieste in assegnazione da una cooperativa di contadini. Ma soprattutto, Pasquale Criscione è un'altra cosa, è mafia. Il signor Carmelo lo sa. Prima di mettere la testa a posto e rompere definitivamente con quell'ambiente, prima di farsi 4 anni di carcere, preso in una retata a Corleone fatta dal prefetto Mori ai tempi del fascismo, il signor Carmelo era un mafioso anche lui. Il signor Carmelo va da Pasquale Criscione e gli chiede cosa sia successo a Placido. Niente. Criscione dice che è rimasto sotto casa sua a parlare con lui fino alle 10, poi se n'è andato e l'ha lasciato lì. Il signor Carmelo va anche alla stazione a vedere se Placido non abbia preso il treno per Palermo per motivi di lavoro, ma niente, non l'hanno visto neanche lì. Allora va dai carabinieri a denunciare la scomparsa del figlio e descrive esattamente come era vestito: pantaloni blu, giacca chiara, cappotto verde e berretto grigio. Iniziano le ricerche, non solo da parte di polizia e carabinieri, ma anche da parte dei compagni di Placido Rizzotto e anche di molta gente di Corleone. Placido Rizzotto, infatti, non è uno qualunque. Placido Rizzotto è una persona molto particolare. Placido Rizzotto cos'era? Un giovane che veniva fuori dallo sfascio del paese, aveva partecipato alla guerra partigiana, quindi già viene da contadino povero emigrato che partecipa alla lotta di liberazione del paese, già animato appunto da idee del riscatto, quindi organizza i contadini poveri che avevano avuto già grande esperienza nel primo dopoguerra per la divisione e la coltivazione dei fondi, che avevano avuto la grande esperienza storica dei fasci siciliani, che è ancora presente nella loro memoria, che avevano eletto il primo sindaco socialista, Bernardino Verro, sindaco di Corleone prima del fascismo, quindi che avevano nella loro memoria collettiva una grande storia di lotta per l'emancipazione, per eliminare il servaggio, la dipendenza dal feudo, che avevano conquistato il primo contratto sindacale, che era quello per la ripartizione dei prodotti. Il famoso accordo di Bisacquino durante i fasci siciliani era frutto appunto di questo grande impegno che aveva Corleone, Bisacquino, tutta la zona. Rizzotto si inserisce in questo contesto storico. Placido Rizzotto aveva cominciato a lavorare a 11 anni, quando suo padre era finito in galera per mafia. Aveva lasciato la scuola alla terza elementare e si era messo a lavorare nei campi per aiutare la famiglia. Poi c'era stato il servizio militare in Veneto e poi la guerra. Dopo l'8 settembre, quando l'esercito italiano si sfascia, Placido Rizzotto va in montagna con i partigiani.
A Corleone ci torna soltanto alla fine della guerra e inizia la sua attività politica e sindacale, fino a diventare segretario della Camera del Lavoro di Corleone. In casa non stava moltissimo, perché il suo era un impegno veramente totale fuori. Era nell'associazione dei Duce Combattenti, si occupava di tantissime cose. Fra l'altro lui non era fidanzato, non era sposato, e quindi diciamo, non aveva una famiglia dove doveva a cui dedicarsi. Quindi, per quello che ne so io, non trascorreva molto tempo a casa, ecco. Una persona estremamente buona, questo si ricordano i familiari, che lui non pensava mai per sé, ma tutto il suo impegno era per aiutare gli altri. Dov'è finito Placido Rizzotto? Che cosa gli è successo? Ci sono voci, ipotesi, piste. Aveva litigato con della brutta gente che gliel'ha fatta pagare. No, è stata la mafia. Si è voluta vendicare di tanto tempo fa, quando il padre Calogero aveva lasciato Cosa Nostra. No, è una storia di donne. Placido Rizzotto non voleva più sposare una ragazza e l'hanno ammazzato. C'è anche un parere autorevole, è del ministro degli interni Mario Scelba, che risponde all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Paietta. Placido Rizzotto è stato ammazzato dai suoi stessi compagni comunisti perché non si erano messi d'accordo sull'assegnazione delle terre. Lo sanno tutti perché è stato ammazzato Placido Rizzotto. Per lo stesso motivo per cui 8 giorni prima era stato ammazzato Epifanio Lipuma e per cui meno di un mese dopo verrà ammazzato Calogero Cangialosi, segretario della Camera del Lavoro di Camporeale. Ci sono le elezioni e non solo, c'è anche qualcos'altro in ballo. C'è la riforma agraria da completare, ci sono le terre da assegnare alle cooperative. Gli agrari combattono con fior di avvocati la battaglia legale contro i decreti Gullo, che assegnano la terra e i prodotti ai contadini. Nel frattempo porta avanti una strategia sotterranea di intimidazioni e minacce, affidata ai fucili dei mafiosi e dei campieri. In quei giorni la CGIL fa figgere un manifesto con sopra 36 croci. Tante quanti sono i sindacalisti uccisi dalla mafia. Gli ultimi 3 anni del decennio degli anni 40 sono tra i più conflittuali e tra i più duri dello scontro tra latifondisti, baroni, proprietari terrieri, gabellotti, e quindi il mondo della mafia nel suo complesso da una parte e il mondo contadino dall'altra. Abbiamo la chiara visione di un'azione terroristica della mafia, che aveva certamente l'obiettivo di bloccare la riforma agraria, ma anche nella particolare situazione politica nazionale del paese, no? Dello scontro in atto tra forze che puntavano verso una soluzione, diciamo, socialista, e forze che invece la consideravano come il pericolo da battere. E la mafia poneva la sua candidatura a rappresentare, per così dire, una forza politica ombra che nell'offrire il suo apporto ai nemici del comunismo, che era il nemico da battere in quel momento, definiva anche il prezzo del suo impegno a loro favore, e il prezzo era in pratica quello di bloccare la riforma agraria. Voci, ipotesi, piste. I carabinieri di Corleone le raccolgono tutte e nell'aprile del 1948 denunciano 5 persone per il sequestro di Placido Rizzotto. Tra questi c'è un personaggio molto noto, conosciuto da tutti in paese. Lo chiamano Usciancatu, lo zoppo, ma sicuramente non in sua presenza. Per gli amici è Lucianeddu, per tutti gli altri è Luciano Leggio. Sono spariti tutti. Luciano Leggio è scappato il giorno dopo il sequestro di Placido Rizzotto, appena incontrato una pattuglia dei carabinieri.
E comunque su di loro non c'è nulla, a parte qualche voce. E così il giudice istruttore li proscioglie tutti. E le indagini sul sequestro di Placido Rizzotto si fermano lì, per il momento. Per il momento, perché a Corleone arriva una persona. La storia è fatta di individui e cambia a seconda se in un certo luogo, in un certo momento, ci sia oppure no una certa persona. Per la storia di Placido Rizzotto, questa persona è un giovane capitano dei Carabinieri. Viene da Torino e ha fatto anche lui il partigiano, come Rizzotto. È arrivato in Sicilia, a Corleone, per dirigere il raggruppamento Squadriglie Antibanditismo. Ha chiesto lui di andare in Sicilia, in prima linea, e più avanti lo farà ancora. Si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa. La prima cosa che fa il capitano Dalla Chiesa appena arriva alla caserma dei Carabinieri di Corleone è riprendere in mano il fascicolo sulla scomparsa di Placido Rizzotto. Chiama anche il signor Carmelo, il padre di Placido, e glielo dice. Troverà chi ha fatto sparire Placido Rizzotto. Il capitano Dalla Chiesa ricomincia da Criscione e Leggio, che in un rapporto dei Carabinieri viene indicato erroneamente come Liggio e che da allora verrà chiamato sempre così, Luciano Liggio. Criscione è l'ultimo ad aver visto Placido Rizzotto ancora in vita e ha un alibi poco chiaro, che ha già cambiato più volte. Luciano Leggio, invece, è Luciano Leggio. Gli hanno già attribuito diversi omicidi ed è il braccio destro del capo della mafia locale, un medico, il cui nome lo abbiamo già sentito. Si chiama Michele Navarra e dirige l'ospedale di Corleone, quello in cui era stato ricoverato il Cavalier Rossi ai tempi dell'omicidio di Accursio Miraglia. È potente il dottor Navarra. È anche il capo della Coldiretti, l'associazione di agricoltori legati alla Democrazia Cristiana. A Corleone lo chiamano U Patri Nostru. Senta, si dice che Michele Navarra, il medico che è stato ucciso alcuni anni fa, fosse implicato in queste organizzazioni, è vero, particolari. Lei ne sa qualche cosa, no? Quello che si dice è che lui è... almeno dico nel giornale, poi dice nel paese, sì. La voce pubblica, che lui era un capomafia. Ecco. Lei lo conosceva, sì, personalmente? Sì. Il capitano Dalla Chiesa è bravo. Fa ricercare Criscione e Leggio e intanto mobilita gli informatori, spreme le sue fonti. Così, dal carcere del Lucciardone a Palermo arriva una soffiata. Un detenuto racconta una cosa. Quella sera del 10 marzo, attorno alle 10, al caffè Alaimo, che sta proprio davanti alla casa di Placido Rizzotto, c'era Luciano Leggio, che appena visto passare Criscione e Rizzotto, li ha chiamati ad alta voce. C'è un'altra soffiata. Quella sera Lucianeddu era stato visto assieme ad un altro uomo, Vincenzo Collura, un altro mafioso. Il capitano Dalla Chiesa è bravo e quando cerca qualcuno poi finisce che lo trova. Criscione è nascosto a casa dello zio. E quando vede arrivare i carabinieri di Dalla Chiesa, scappa dalla finestra che dà sulle campagne, ma i carabinieri lo prendono. Lo portano in caserma, dove trova anche Collura, che è stato arrestato a casa sua. Il primo a crollare è Criscione. Davanti al capitano Dalla Chiesa, a un brigadiere e a un carabiniere che verbalizza, racconta un sacco di cose. Racconta che quella sera, attorno alle 8, 8 e mezzo, si era fermato a parlare con Placido Rizzotto davanti a casa sua, proprio di fronte al caffè Alaimo. Là c'era Leggio, che lo aveva chiamato e gli aveva detto di portare Rizzotto fuori Corleone, in una strada in campagna. Criscione convince Placido Rizzotto a fare un giro con lui, a passeggiare, parlando. Corso Bentivegna, verso la villa comunale, angolo via Marsala. Luciano Leggio facendo a Criscione che va bene così, che proseguono. Placido Rizzotto e Criscione hanno appena imboccato via Sant'Elena quando Rizzotto si sente affiancare da un uomo che lo prende sotto braccio. È Luciano Leggio che gli pianta una pistola nel fianco e gli dice di stare tranquillo, che vuole solo parlare. Intanto si è aggiunto un altro uomo, Collura, che ha preso Placido Rizzotto per l'altro braccio e gli ha piantato anche lui una pistola nel fianco. Arrivati in campagna, Leggio rimanda indietro Criscione e torna nel buio della notte di Corleone, dove lo attendono Placido Rizzotto e Collura. Il secondo a crollare è proprio Collura, che conferma il racconto di Criscione e prosegue.
Anche lui, arrivato in campagna, era stato mandato indietro da Leggio, che aveva continuato a camminare verso la montagna, con Placido Rizzotto sotto braccio. Dopo pochi minuti, Collura aveva sentito 3 spari. Collura e Criscione sanno anche dove Luciano Leggio ha lasciato il corpo di Placido Rizzotto. È un brutto posto, in montagna, un posto da lupi, pieno di buche e crepacci. Si chiama Rocca Busambra ed è quasi sempre avvolta dalla nebbia. Là vicino c'è un bosco, il Bosco della Ficuzza. C'è una foiba sulla montagna, un crepaccio profondissimo, così stretto e buio che non se ne vede il fondo. Un carabiniere scende giù con l'aiuto di una carucola. Scende 20, 30, 40 metri, poi si sente male e lo devono ritirare su. Alla luce della torcia elettrica ha visto qualcosa, ma non ha capito bene cosa. 8 giorni dopo ci riprovano. Scendono un carabiniere e un vigile del fuoco e arrivano fino in fondo. E lì, alla luce delle foto elettriche, vedono cosa c'è. Arrivando là sotto si è trovato un cimitero. Un cimitero non soltanto di persone, c'erano anche molte pecore, quindi c'era un po' di ossa, di resti anche chiaramente in stato di decomposizione. Però tra i cadaveri più freschi c'erano i resti di 3 uomini. Sono stati tirati fuori alcuni pezzi di cadavere e da alcuni segni, dai capelli, dalle scarpe, dall'elastico delle calze. Uno di questi cadaveri era sicuramente stato riconosciuto dai familiari per quello dello zio. Il signor Carmelo e la famiglia di Placido Rizzotto vanno dai carabinieri a vedere che cosa hanno portato fuori dalla foiba. C'è un pezzo di stoffa verde, quella del cappotto di Placido Rizzotto. C'è uno scarpone militare dalla suola americana, quello di Placido. E c'è anche un elastico, di quelli che allora gli uomini usavano per tenere sui calzini, quello di Placido. Il cerchio si chiude. C'è il corpo, ci sono le confessioni e ci sono i colpevoli. Criscione, Collura e Leggio hanno ucciso Placido Rizzotto e l'hanno buttato nella foiba di Rocca Busambra, vicino al Bosco della Ficuzza. Criscione e Collura sono in galera, Leggio non si sa dov'è. Nel gennaio del 1950 il giudice istruttore va a interrogare Criscione e Collura, che cambiano tutto. Negano, ritrattano. Quello che c'è scritto sul verbale lo hanno inventato i carabinieri. Sì, però ci sono i resti di Placido, in quella foiba, proprio quella indicata da Criscione e Collura. Il giudice istruttore non crede che quei pochi resti estratti dalla foiba possano essere attribuiti con certezza a Placido Rizzotto. Certo, si potrebbe tornare là dentro ed estrarne ancora per fare un esame più completo. Ma i periti del tribunale stimano che per allargare la bocca della foiba ed entrare con più facilità ci vogliono 1.750.000 lire. Troppi per il tribunale. Così Placido Rizzotto, se davvero in quella foiba, resta là. Tuo fratello dove è stato ritrovato? È stato sequestrato a Colleone e poi è stato ritrovato sulla Rocca Busamma dentro una buca, lassù, verso quella parte. C'era una buca che c'erano tanti cadaveri, tante bovine buttate laggiù. Che... E adesso la salma di tuo fratello dove si trova? Una parte si trova dentro la buca e una parte alla corte d'assisi di Palermo. Il signor Carmelo lo sa chi è stato ad uccidere suo figlio. E lo dice anche, in pubblico, durante il primo anniversario della scomparsa di Placido Rizzotto. Sale sul palco e lo dice, lo urla. Sapete chi se lo portò mio figlio? Pasquale Criscione. E non solo, aggiunge anche altro. È stato sicuramente Luciano Leggio a tappare col piombo la bocca di mio figlio, ma il mandante è quella brava persona del dottor Navarra. Non serve a niente. Il 12 dicembre 1952 inizia il processo a carico di Criscione, Collura e Leggio, che è ancora latitante. Il 30 dicembre arriva la sentenza, tutti assolti per insufficienza di prove. Il padre di Placido Rizzotto, il signor Carmelo, non ci sta. Non ci sta il capitano dalla chiesa. Non ci stanno i compagni di Placido Rizzotto. Il pubblico ministero ricorre in appello ed ottiene un nuovo processo. L'11 luglio 1959 arriva la sentenza. Tutti assolti per insufficienza di prove. Assolto per insufficienza di prove. Adesso c'è un terzo procedimento in corso. No, la Cassazione. La Cassazione conferma. Tutti assolti.
condanna invece il padre di Placido Rizzotto, il signor Carmelo, al pagamento delle spese processuali. Il dato complessivo è che la magistratura è ancora in gran parte, almeno così mi pare, allineata alla tesi prevalente del tempo secondo la quale la mafia non esiste. Si immaginava che l'essere mafiosi fosse tutt'al più una componente culturale che poteva al massimo determinare nei soggetti coinvolti qualcosa di simile ad un cattivo carattere. In altri termini, se i mafiosi non venivano trovati col coltello in mano, tutt'al più la magistratura avrebbe potuto considerarli dei cittadini afflitti da un pessimo carattere. La mafia non esiste, è soltanto un'invenzione dei comunisti per screditare la Sicilia. La mafia è un fatto culturale, buono più per le conferenze che per le aule del tribunale, come dice il procuratore generale della Cassazione Tito Parlatore. Oppure è soltanto un comportamento, un sentimento, come dice il procuratore generale di Palermo di allora, Emanuele Pili. Il 2 agosto 1958 il dottor Navarra è nella sua 1100 e sta tornando a Corleone dall'Ercara Frigi, un paese vicino, assieme ad un amico, il dottor Giovanni Russo. Fa caldo, la polvere della statale 118 ribolle e il dottor Navarra ha i finestrini abbassati, quando la sua macchina, all'altezza di Sant'Isidoro, viene speronata da un Alfa 1900 che la blocca. Un attimo dopo l'auto del dottor Navarra viene investita da una tempesta di fuoco. 112 colpi che infrangono il parabrezza, inchiodano il dottor Russo al sedile e stendono il dottor Navarra sul fondo della macchina. A sparare o patrinostro è stato Lucianeddu, Luciano Liggio, in una delle prime guerre di mafia che porteranno al potere i corleonesi. C'è un aneddoto per raccontare quegli anni. Un giorno il giornalista Gianni Bisiak va a Corleone per realizzare un servizio televisivo sul paese. Va al cimitero di Corleone e intervista il becchino. Senta, ma ne muoiono molti in questa maniera. Come? Molti ne vengono uccisi. E che vuole, ogni tanto succede qualcosa, no? Sì, quindi di questi morti che riposano in questo cimitero, quanti pensa? Quale percentuale possono essere io morti? Io credo che ce ne sarà un... Il 20% ci sarà. Morti di morte violenta? 20%? Sì. L'intervista viene ripetuta più volte per avere diverse inquadrature e diverse risposte tra cui scegliere. Mentre l'operatore sta girando la macchina, arrivano due uomini che prendono da parte il becchino, gli parlano brevemente e se ne vanno. Quando la macchina è pronta, Bisiak ripete la domanda, ma la risposta questa volta è un po' diversa. Ne muoiono molti in questo modo? Ma no, in questo modo raramente, perché è stata una... Una rissa più che altro è stata questa. C'è una scena in un film di Valentino Orsini e Paolo Vittorio Taviani che si intitola Un uomo da bruciare. È la scena finale. C'è un personaggio che si chiama Salvatore Carnevale ed ha il volto appassionato ed intenso di Gian Maria Volontè. Ha visto qualcosa, Salvatore Carnevale, qualcosa che l'ha spaventato. Resta per un momento immobile, poi all'improvviso si mette a correre, ma si sente un colpo di fucile e l'uomo cade a terra. È la scena finale. Ma il film avrebbe potuto continuare anche dopo la parola fine, con l'immagine del vero Salvatore Carnevale, che aveva 30 anni e faceva il sindacalista a Sciara, in provincia di Palermo. L'immagine di un uomo steso nella polvere. Alle 8 del mattino del 16 maggio 1955, un contadino bussa alla porta della caserma dei carabinieri di Sciara. Dice che stava percorrendo una stradina in una località che si chiama Cozze Secche, quando all'improvviso il suo mulo si era imbizzarrito e non ne aveva più voluto sapere di proseguire. Per terra, in mezzo alla stradina, c'era un uomo. I carabinieri prendono la campagnola e corrono sul posto. C'è un uomo, a terra, è morto. È stato ucciso a colpi di fucile. E non solo, non è stato soltanto ucciso. Lo hanno massacrato. Gli hanno sparato 6 colpi con 2 fucili diversi, colpi a pallettoni, al fianco, alla schiena, in testa e in faccia. E i colpi in faccia gli sono stati sparati così da vicino che le borre, quei dischetti di cartone che nelle cartucce tengono compressi la polvere e i pallini e che vengono espulsi dalla canna al momento dello sparo, gli sono finiti in testa. Sono colpi particolari quelli, sono colpi di grazia. L'uomo è un giovane di Sciara che lavora in una cava di pietra. Un giovane molto conosciuto perché fa attività politica e sindacale.
si chiama Salvatore Carnevale. Sciara è un piccolo paese che agli inizi degli anni 50 vede per la prima volta in campo un movimento contadino organizzato che si batte per alcuni diritti elementari. Prima di tutto è il diritto al lavoro, poi il diritto ad avere anche assegnata la terra che in gran parte è di proprietà delle famiglie nobiliari, della famiglia nobiliare, la famiglia Notarbartolo, che è da secoli è insediata nel territorio. Un movimento contadino che ha alla testa dei braccianti, che ha soprattutto alla testa un autodidatta che è Salvatore Carnevale. Salvatore Carnevale arriva a Sciara da un paese in provincia di Messina assieme alla madre. Salvatore Carnevale fa il bracciante, ma è anche molto impegnato politicamente, nel movimento contadino e nel Partito Socialista. La legge ha stabilito che i raccolti devono essere divisi tra proprietari e contadini, 40% ai proprietari e 60% ai contadini. Ma per farla applicare bisogna trattare con gli amministratori della principessa Notarbartolo, che possiede tutte le terre, 1400 ettari che circondano un paesino di 2500 abitanti. E poi ci sono le terre da assegnare, secondo i decreti Gullo e la riforma agraria. E anche lì bisogna trattare, manifestare, occupare. Sono occupazioni simboliche, ma già costano a Salvatore un arresto da parte dei carabinieri. Allora Salvatore Carnevale se ne va, emigra, va ad Arezzo, dove lavora come muratore e si mette anche a studiare. Quando torna a Sciara, riprende l'attività di sindacalista e l'occupazione delle terre. Diceva le cose per come erano. Se ci difendiamo guadagniamo, se non ci difendiamo perdiamo ogni diritto. C'è un'impresa di costruzioni di Reggio Emilia che ha aperto un cantiere a Sciara. Si serve di una cava di pietra che si trova sulle terre di proprietà della principessa Notarbartolo. È lì, alla cava di pietra della ditta Lambertini, che Salvatore si fa assumere come operaio. Le condizioni di lavoro non sono buone. 11 ore, mal pagate, mai regolarmente, tanto che a volte bisogna aspettare dei mesi per ricevere il salario. E naturalmente non si può dire nulla. Salvatore organizza una commissione interna tra i lavoratori della cava e assieme decidono uno sciopero, al quale aderiscono 30 operai su 72. Lo sciopero avviene il 13 maggio. Tre giorni dopo, il 16 maggio, Salvatore sta andando a lavorare alla cava la mattina presto, quando viene ammazzato. A Sciara arrivano il vicequestore Ribizzi della polizia e il tenente colonnello Giannone dei carabinieri. La prima cosa che fanno è fermare 8 persone, 8 compagni di lavoro di Salvatore Carnevale. La tesi, infatti, è che l'omicidio sia maturato nell'ambiente di lavoro di Salvatore, che ad ucciderlo, insomma, siano stati dei suoi compagni che non erano d'accordo con lo sciopero. Non è vero. Gli uomini fermati hanno tutti un alibi e con l'omicidio di Salvatore Carnevale non c'entrano niente. È meschino. Perché l'ammazzarono? L'ammazzarono perché era solo, solo. Sì, tante compagne erano, ma il giorno che lui se ne andava a lavorare, aveva un altro assieme. La povera mamma piangeva. Mio figlio dice, lavorava e lottava assieme ai contadini, a tutti i braccianti, però un diritto. Mio figlio dice, niente, niente. Mio figlio solo un ebbero ci calò ammazzato. Prima ci spararono due cianco, poi ci spararono capo, per figurare tutto questo. Non esisteva più. C'è una testimonianza. È un compagno di lavoro di Salvatore che si chiama Filippo Rizzo. Rilascia la sua testimonianza in diverse occasioni ai carabinieri, contraddicendosi per paura e reticenza. Rizzo dice di essere uscito da Sciara alle 5:20 in compagnia di un amico, tutte e due sullo stesso muro. C'è un uomo che cammina più avanti, nella penombra dell'alba. Arrivati ad un abbeveratoio, l'amico si ferma col mulo e Rizzo prosegue verso la cava. Ma all'improvviso sente sparare 5 o 6 colpi in rapida successione. Vede anche scappare un uomo, con una giacca chiara, pantaloni scuri, un berretto con la visiera e una benda nera sul viso. L'uomo corre curvo e Rizzo non riesce a vedere chi sia. Rizzo torna indietro e incontra l'amico con il mulo, che gli chiede cosa sia successo. E allora Rizzo gli dice che hanno ammazzato l'uomo che avevano visto davanti a loro. Turiddu lo chiama, Salvatore, Salvatore Carnevale.
Ma c'è un'altra testimonianza che viene da una persona molto importante in questa storia, la madre di Salvatore, Francesca Serio. Francesca Serio è arrivata a Sciara da Messina con Salvatore dopo essersi separata dal marito. Separata dal marito è una cosa strana per l'Italia di allora e soprattutto per la Sicilia. Ma Francesca Serio è una donna forte e decisa. Di lei c'è un ritratto fatto dallo scrittore Carlo Levi che la racconta come una donna di una bellezza dura, asciutta, violenta, opaca come una pietra, spietata, apparentemente disumana. Una donna appassionata la signora Francesca e vuole sapere chi ha ucciso suo figlio Salvatore. La prima cosa che fa è un esposto alla Procura Generale di Palermo e al comando della Legione dei Carabinieri. Nell'esposto chiede che le indagini passino a Palermo perché né la polizia né i carabinieri di Sciara ce la faranno mai a superare omertà e pressioni. Poi ricostruisce tutta la storia di Salvatore, la sua militanza politica e la sua attività sindacale. Ma soprattutto la signora Francesca parla di minacce. Minacce ricevute da lei per conto di suo figlio e minacce ricevute direttamente da Salvatore. Un giorno a Salvatore si avvicina un uomo che lo prende da parte e gli dice che è meglio che la smetta con l'attività politica, perché se insiste finirà per riempire una fossa. Salvatore gli risponde che se devono ucciderlo lo facciano pure, ma chi ammazza lui ammazza Gesù Cristo. Risponde duramente Salvatore, ma la minaccia lo ha spaventato e anche molto. E allora mio figlio arrivò a casa, certo arrivò un po' agitato. Questo dice, che cosa hai? Dice, sta ciò per mangiare? Se no, non so pochettino se si vuole. Dice, ma che cosa hai? Dice, niente. Ti avessi salato con qualcuno? Dice, no, dice, io non mi servo mai con nessuno, dice. Finché non vanno con le mani, dice. E allora, mentre mangiava, che faceva? Dice, a me non mi convince nessuno, dice. E certo, una povera madre, avendo questo povericcio solo, soltanto. Ma che cosa hai? Lo posso sapere io che cosa hai? No, niente. E allora domani che ti succede? Qualche cosa ci io non so niente. Dice. Che cosa devo dire? Niente. E mi contò questo fatto, che sto la chiamata al ponte del paese e ci disse queste parole che ricevo. Alla fine del suo esposto, la signora Francesca dice una cosa molto chiara. Suo figlio Salvatore è stato ammazzato per la sua attività di sindacalista alla cava e ad ammazzarlo è stata la mafia. Siamo agli inizi degli anni 50 quando vi è il passaggio della mafia dal feudo ad altri interessi. Carnevale, infatti, quando viene ucciso ha già attraversato la stagione della battaglia per la terra, è iniziato una nuova campagna, una nuova battaglia che è quella per i diritti sindacali dentro la cava. Paga e muore per questo, paga e muore nel momento in cui la mafia si sta trasformando da mafia che era legata agli interessi agrari in una mafia che è legata ai nuovi interessi, all'edilizia, ai nuovi interessi agli appalti pubblici. Sciara è un piccolo paese di 2.500 abitanti, ma ha una sua mafia, che dipende dalle famiglie più importanti di Caccamo. A capo della mafia di Sciara c'è Giorgio Panzeca, che lavora come gabellotto nel feudo della principessa Notarbartolo. Sotto di lui ci sono Luigi Tardibuono, Antonio Mangiafridda e Giovanni Di Bella, tutti e tre dipendenti del feudo in cui si trova la cava. La procura di Palermo crede alla signora Francesca e comincia ad indagare sulla pista mafiosa. È sospetta la dinamica dell'omicidio con quei colpi di grazia. È sospetta la presenza di Panzeca alla cava quella mattina a chiedere notizie del delitto. I carabinieri scoprono che proprio il giorno prima del delitto Panzeca e gli altri tre si erano riuniti in un baglio, un casolare di campagna, nel fondo Notarbartolo. Nel baglio, tra l'altro, si trova la caserma dei carabinieri di Sciara. Perché si erano riuniti Panzeca e gli altri? Per parlare degli affari della cava, dice Panzeca. Se
Salvatore è stato ucciso alle 6 del mattino, lo stabiliscono i carabinieri. C'è un testimone che lo ha visto uscire dal paese alle 5.25. Lo sa perché stava controllando l'orologio e da lì alla cava, i carabinieri fanno la prova più volte, ci vogliono 36 minuti. Panzeca ha un alibi. All'ora del delitto si trovava alla cava a controllare l'uscita dei camion. Ma è un alibi strano, perché ci si trovava fino dalle 4, un'ora prima che i camion cominciassero ad uscire. Di Bella dice di avere un alibi. Era al bar a fare colazione, ma il suo alibi non regge, perché il barista dice di non averlo visto prima delle 8. Anche Tardibuono dice di avere un alibi. Era a casa, con i muratori, ma anche il suo alibi non regge. I muratori lo hanno visto soltanto alle 7. E Mangiafrida? Mangiafrida un alibi proprio non ce l'ha. Saltano fuori anche dei testimoni che cominciano a parlare. C'è Rizzo, l'operaio che stava andando alla cava col suo amico sul mulo e che diceva di aver visto un uomo correre curvo dopo gli spari. Rizzo dice il nome di quell'uomo, è quello di Tardibuono. E c'è anche un altro testimone, Salvatore Esposito, che dice di aver visto due persone con il fucile scappare dal luogo del delitto, Tardibuono e Di Bella. Il processo inizia il 18 marzo 1960 e, come succedeva spesso per i processi di mafia, per legittima suspicione, non si tiene a Palermo ma da un'altra parte, a Santa Maria Capo a Vetere, in Campania. Dietro le sbarre ci sono i quattro campieri del fondo Notar Bartolo. Il processo però si ferma subito per una perizia su un fucile che ci impiega un anno e mezzo ad arrivare. Quando riprende, Rizzo ha già cambiato più volte la sua versione. Infatti è successo qualcosa di strano quando ha rilasciato la sua deposizione nella stazione dei carabinieri di Termini Imerese. Dopo aver rilasciato la deposizione in cui accusa Tardibuono, Rizzo è stato messo in cella, ma proprio assieme a Tardibuono. Quando ne è uscito, ha cambiato la sua versione. Le prove però reggono. Il 21 dicembre 1961 la Corte d'Assise condanna Panzeca e Mangiafrida come i mandanti dell'omicidio di Salvatore Carnevale e condanna Di Bella e Tardibuono come gli esecutori materiali. C'è l'appello però, e in appello le cose cambiano. Al processo ci vanno soltanto Panzeca, Mangiafrida e Di Bella, perché Tardibuono nel frattempo è morto in carcere. Il processo si tiene il 21 febbraio 1963 presso la Corte d'Assise d'Appello di Napoli. I difensori degli imputati dicono che si tratta di una montatura politica architettata dalla sinistra per screditare i loro assistiti e che il vero movente dell'omicidio Carnevale va ricercato in un affare di cuore, una donna di cui Salvatore era innamorato e che era anche la donna di un mafioso che poi è morto. Se invece si tratta di un affare politico, allora sono stati i compagni di Salvatore che non erano d'accordo sullo sciopero. I giudici non credono né a Rizzo né ad Esposito e li ritengono poco attendibili. Non solo. Dicono che pensare che la riunione al Baglio Notar Bartolo sia stata fatta per decidere l'omicidio di Salvatore è un atto di fantasia. Come è fantasia pensare che i baroni abbiano affidato l'incarico di gabellotti a dei mafiosi. Ma soprattutto si chiedono i giudici, cos'è un mafioso? Chi è un mafioso? Sembra difficile all'opinione pubblica stabilire un rapporto organico tra i grandi proprietari e la mafia che viene rappresentata nella comune opinione come pure semplice delinquenza. E quindi la gente si domanda, ma come fanno degli onesti, presumibilmente onesti proprietari, per giunta dotati talvolta di cultura e di certa e di sicura autorevolezza sociale, ad avere collegamenti così pericolosi e così turpi con un mondo che esprime ed esercita soltanto violenza? Cosa lega questi due elementi, la proprietà da una parte e dall'altra il tessuto delinquenziale della mafia? Beh, io dico che li lega una originaria complicità di cui l'opinione pubblica stenta a rendersi conto. Soprattutto in certe fasi della storia siciliana, la mafia è stata la proprietà
e la proprietà è stata la mafia. Cioè le due realtà sono state fortemente legate da interessi indivisibili. Il 14 marzo arriva la sentenza. Tutti assolti per insufficienza di prove. A questo punto a non starci è la procura, che ricorre in Cassazione, e la signora Francesca, che continua a voler sapere chi ha ucciso suo figlio Salvatore. Allora, quale questa mi va bene è mia di potermi comportare, di potermi rassegnare? La morte solo, quando muoio allora sì. Non sogno più qua, allora mi rassegno. Ma mentre sono vivo non mi posso rassegnare nemmeno. In Cassazione, al processo per la morte di Salvatore Carnevale, in un certo senso c'è la storia d'Italia. Non della Sicilia o della mafia o di quelli che le si sono opposta e sono morti, come Salvatore Carnevale, Accursio Miraglia o Placido Rizzotto. C'è anche qualcosa di più, simbolicamente. Al processo sono presenti due futuri presidenti della Repubblica. Panzeca, Mangiafrida e Di Bella sono difesi dall'avvocato Giovanni Leone. Sui banchi della parte civile, come osservatore della direzione nazionale del PSI, c'è Sandro Pertini. Vince Giovanni Leone. Il sostituto procuratore generale della Cassazione è Tito Parlatore, quello che dice che la mafia non è argomento da tribunale ma da conferenze, che è un fatto culturale, insomma. Il 13 febbraio 1965 vengono assolti tutti per insufficienza di prove. Quel mascalzone che era accanto a Salvatore, e vitte in pace che fu che ci sparò a canone, non posso parlare. Miembe. Si vede che... Ma qualunque tutta questa gente sono tutti deceduti, non ci sta nessuno più. Io li perdono. Ehi, che sogno Dio. Dio la va a perdonare. La giustizia dei mondi c'ha la compassione. Io non ho compassione. Fino al punto dei morti io non li perdono. La signora Francesca, che non si è mai tolta dalla testa il velo nero del lutto, è morta senza vedere in galera chi ha ucciso suo figlio Salvatore, chi lo ha finito sparandogli due colpi in testa e uno in faccia mentre stava morendo sulla strada per la cava di pietra. E anche il signor Carmelo è morto senza aver visto dietro le sbarre chi aveva preso suo figlio Placido e lo aveva portato via nel buio della campagna di Corleone per ammazzarlo e gettarlo in quel buco a Rocca Busambra, dove si trova ancora adesso. E la signorina Luisa Miraglia non ha mai visto in galera quelli che hanno aspettato suo fratello Accursio nella piazza di Sciacca, una sera fredda di gennaio, per ammazzarlo sulla porta di casa. Non sono i soli a non aver avuto giustizia. Ci sono anche i parenti di quegli 11 morti di Portella della Ginestra, due erano bambini. E anche di tanti altri ancora. Le vittime di questa piccola guerra, di questa strategia della tensione che ha insanguinato la Sicilia in quegli anni, spazzando via contadini, operai, sindacalisti, militanti politici, sono tante, tantissime. Sono 36 morti in 3 anni, dal 1945 al 1948. E poi ce ne sono altri 5, dal 1955 al 1966. 41 morti, una strage. Con queste repressioni, con questi omicidi, si volle sostanzialmente dividere il movimento di protesta, il movimento di lotta, colpirne la sua grande estensione politica e morale e isolare soprattutto le personalità più combattive di questo movimento dal resto delle comunità locali. Inizialmente furono scioperi e proteste assolutamente unitari, tutte le componenti politiche, le idealità religiosi, civili, concorsero. Fu una lotta di popolo, come si usava e si usò per molti anni nel mezzogiorno del paese, dove si stava assieme, comunisti, socialisti, cristiani, democristiani, cattolici, laici, un grande movimento plurale. Naturalmente, colpendo in questo modo, si cercò di isolare la parte più combattiva
dalla parte che si sapeva avrebbe potuto resistere meno. E questo in parte si ottenne. Difficilmente andrà sulle pagine dei giornali nazionali, ma noi ancora oggi assistiamo a intimidazioni verso i sindacalisti, verso lavoratori, verso delegati, i quali hanno il solo torto di difendere le condizioni di legalità quando si tratta di aggiudicare, ad esempio, un appalto che non viene aggiudicato secondo le norme di legge, quando si tratta di impedire assunzioni di carattere clientelare, quando si tratta di chiudere gli occhi su processi e fenomeni criminali e invece tante persone coraggiose della nostra organizzazione non solo non chiudono gli occhi, ma si battono perché queste cose non avvengano. Qui finisce la nostra storia. La storia di uomini che sono morti per quello in cui credevano e di altri uomini che li hanno ammazzati. Di una mafia che comincia ad impadronirsi dei campi dei baroni e poi finirà per mettere le mani sulle industrie e sugli appalti. E di come ci sia sempre stato qualcuno che abbia creduto che si poteva, che si doveva, fare politica con le armi e con i morti.